Ho fatto un viaggio di 7 giorni e qualcuno mi ha detto che sono uno sfigato perché non ho niente da raccontare. Vrum vrum vrum! Ho insegnato a dire vieni vieni in albanese ad Amerigo. Heidi, Heidi, no? Heidi, Heidi! La cosa più bella ovviamente sono stati i consigli di vita di Amerigo che mi hanno fatto crescere moltissimo. È un viziato di merda! E ha avuto la madre che gli dice sempre di sì! E si pensa che si trovi il mondo in... E d'altra parte anche lui accettava benissimo i miei consigli. We have to go to Marsignano. Allora, we have to go... Mars! How Mars, this what the fucking fuck? satellite is telling us. Okay, go wherever You the fuck you shut want. up and trust the life. You know what I mean, bro? Il nostro rapporto di amicizia si rafforzava ad ogni chilometro che passava. È entrato all'interno della macchina, lui aveva già dei progetti chiari. Impugnare il volante, cacciare Amerigo fuori dalla macchina, Legarlo. legarlo sul tetto e usarlo come carne da proteica e rubargli il reddito di cittadinanza e utilizzare tutto questo per ai suoi comodi per girare il mondo gratis. Ma è stato castrato Per subito. fare tutto ciò mi ha nutrito una giornata con patate e uova a casa sua. Mi ha Esattamente. fatto dormire al caldo facendomi vedere un caminetto, quindi si è fatto credere amichevole. E dopo immediatamente ha inventato una scusa completamente falsa. Guarda, sì, a me mi viene da vomitare. Io l'avevo capito, e questo lo giuro, che aveva questo pensiero da come è entrato in macchina. Io avevo capito Come posso rubare tutto ad che Amerigo? questo qua aveva l'intenzione di mettere le mani sul volante. Allora si deve soltanto permettersi a pensarlo e a dirlo me lo mangio vivo. Ho detto lo prendo, lo rilascio là, gli sputo in faccia e me ne torno. Ha detto guarda mi viene da vomitare, siccome a me mi verrebbe da vomitare ci sono due opzioni. Dimmele, dimmele quali sono, che io già le conosco tutte e due. Io già le conosco tutte e due. Uno è sicuramente prendere chiavi, carta di credito e volante. E l'altra, ti vomito sul cruscotto. Ho pensato di tamponare così. Ho detto, ma vomiti me pure in faccia. Ho detto, qua questo volante non lo tocca nessuno. Tanto il vomito per Amerigo No, ma non avrebbe arricchito. esiste. Avrebbe arricchito, avrebbe arricchito. Poi di là abbiamo fatto un viaggio in cui alla fine lui era con se stesso e io con me stesso. E che dire poi dell'entusiasmo che avevamo di affrontare un nuovo giorno? Pronti per un'altra battaglia? Un'altra giornata di Un'altra merda. giornata di merda sta per iniziare. Ma che serve Stai per farti i cazzi tuoi. quello? Dai, dimmelo, stronzo, che Stai devi a fare? ficcartelo nel culo a farti tacere, pezzo di merda. Ma che cazzo è? È l'estintore, pensavo facesse la schiuma. Ma che cazzo devi fare? Ma non rompere il cazzo, devo inquinare. Amerigo era chiaramente l'alfa male dei due e io mi sono adeguato. Finalmente Marcella aveva come un docilissimo cane, capito? Capito la lezione che gli era stata fornita. Mi sono svegliato che stava pulendo praticamente. Il non si sa che cosa. Stava Faceva pulendo. finta di pulire. Faceva finta di pulire i panelli. Amerigo poi è bravissimo a portare la macchina. Ha preso solo un palo e un fosso. La macchina è caduta in un fosso a un certo punto. Se non fosse stato per un tizio lì che ci ha tirati, questo viaggio sarebbe finito molto, molto prima. Allora, tornando un attimo seri, anche se YouTube a nessuno gliene frega niente, però Amerigo pure ha detto che effettivamente non è che è successo molto in questo viaggio. Ma per me rimane prima di tutto le chiacchierate che ho fatto con Amerigo. Un amico ti dice le cose diretto e per me è stato utile scendere un po' coi piedi per terra, molto utile. Cosa bella anche è stato Alice. Anche se insomma con molte cose che non. È stata una situazione un po' surreale da Alice, però lei è impressionante come persona e la ringrazio per tutto, per averci invitato, pagato tutto, ci ha fatto mangiare, dormire
E poi abbiamo chiacchierato gli amici suoi là e tutto. Cose che se io mi metto qua adesso ci sono tante cose che non sono d'accordo su quello che si è detto, eccetera, eccetera. Però l'importante è che, insomma, lei comunque ha fatto molto. E io la ringrazio. E poi, per me, potente è stato. Ovviamente l'Università di Siena che non l'ho potuto registrare, avrei potuto registrare almeno l'audio. Praticamente siamo entrati all'Università di Siena con Amerigo, l'idea è stata sua ovviamente, senza mascherina e ovviamente senza green cazzo, e ovviamente lì, insomma, tutto l'odio, tutta la rabbia di questi responsabili che ci volevano cacciare il prima possibile, se no avrebbero chiamato la violenza. E io in qualche modo lì, insomma, siamo riusciti ad uscire. Amerigo voleva prendere almeno una multa, ma non ci è riuscito, perché io in qualche modo ho cercato di chiudere la cosa. E poi mi ricordo cose belle, per esempio, è stata Consuelo, anche lei è stata molto gentile ad ospitarci. E ricordo una cosa bellissima da lei, era la sua scimmietta, che lei la chiamava scimmia, per me era una bambina bellissima, veramente. Infatti ho parlato a lungo anche con Amerigo di quanto era bella e come si comportava, proprio veramente mi è rimasta impressa la bambina di Consuelo. E poi quello che ha fatto Amerigo alla Conad, anche questo è stato potente. Lì nel video forse non si capisce, ma praticamente lui veniva così attaccato da tutte le parti da questi zombie là del negozio, gli dicevano di mettere la mascherina, eccetera, eccetera. E lui invece alla fine ci riesce a comprare quello che voleva, cioè una cosa simbolica, un formaggino, non so che si è comprato, una cosa così stupida, ed è riuscito a comprarlo senza, usando le sue tecniche che ha voluto anche spiegare a qualcuno, però insomma molta gente non è pronta forse o se pensa che magari sono cose che stupide. Però c'è una tecnica, diciamo, che lui ha usato per riuscirci alla fine. E ha funzionato, quindi. Magari potrà sembrare stupido quello che ha detto, perché l'ha spiegata anche ad Alice questa cosa, però effettivamente ha funzionato. Quindi, Conan, qui poi, perché mi sono segnato un po' di cose qua, il fatto che ho perso la GoPro, però è stato buono nello stesso tempo, perché. Infatti ho detto, mentre spiegavo ad America, è come se i dei della foresta hanno voluto un sacrificio da noi, così in cambio della vita. Nel senso che stava per diventare buio lì, e se non era un tracciato un po' difficile a Sestri Levante, credo. È un punto un po', un tracciato un po' proprio sugli scogli, molto molto. Ad un certo punto su questo tracciato si è sparito, stavamo proprio nei scogli quasi arrampicandosi, e perdo la GoPro con non tantissimi video, però insomma la GoPro in sé era uno dei strumenti che uso di più, però vabbè, si può ricomprare. Però il fatto era che era notte, era un po' difficile uscire vivi da quella situazione, ma ci siamo riusciti. Per me è stato bello comunque, fra le cose più stressanti e più toste che abbiamo passato lì. Dopo The Ride on the Car with Alice, che Alice è Schumacher praticamente, io consiglio a tutti di andare a vedere Porto Venere. Trovatelo dove sta vicino alle Cinque Terre, ed è la cosa più spettacolare del mondo. Lì poi tra l'altro c'è il salto della suocera anche, cioè praticamente quel posto è pieno di roba da vedere, è proprio piccolissimo ma veramente bellissimo.
Salto della suocera è qualcosa di spettacolare, andateci. E poi mi ringrazierete. Purtroppo, perdendo la GoPro, ho perso tutte le riprese di quel salto della suocera, che è veramente praticamente un punto verticale di 300 metri alto, se non di più, e dove uno può, insomma, finire questo bellissimo viaggio che stiamo vivendo, la vita, volendo, però in modo un po' figo, bello. E infatti con questo vi lascio. Praticamente le interviste che facemmo a queste due signore che si incrociavano magari tutti i giorni lì a Porto Venere, insomma, abbiamo fatto, è nata una nuova amicizia, anche se è durata poco perché l'altra signora se ne andava dopo un giorno, perché era lì per vacanze. Però sono state belle queste interviste e le metterò alla fine di questo video perché secondo me meritano. Secondo me è importante sentire un po' come eravamo, e perché magari capiamo un po' dove siamo adesso. Volevo ringraziare tutte le persone, insomma, che ci hanno ospitato e anche le persone che mi hanno scritto dicendo che se volete potete passare da me, ma non eravamo di strada, diciamo, quindi vi ringrazio lo stesso che ci avete comunque invitati a salutarvi, ma non è stato possibile. Mi dispiace non aver visto Francesco e Juvia, però Juvia mi ha poi riscritto, mi ha detto che ora si trova molto bene, lei sta in Spagna e mi ha anche invitato, mi ha detto se vuoi vieni qua, eccetera, eccetera, perché si sta un po' meglio che in Shitley. Vedremo come cosa ci porterà questa vita. Se andremo, dove andremo. Per il momento stiamo qui in Sicily. Questo è stato, insomma, questo viaggio per me, come ho detto, mi ha dato molto, anche se per qualcuno così superficialmente che non ci conosceva, magari ha detto che ma anche per Amerigo alla fine ha detto che non sono stati niente questa settimana. Per me è stato tanto. Vi lascio questi ultimi video che metto qua alla fine e ciao. Troppo, troppo, si mangia un botto. Prima c'era poco, proprio niente, ma ora sa Ma io troppo. sono vissuto pure senza mangiare ogni giorno, mangio ogni poco, ma mica è quello che cosa. È le persone con cui stai, come No, ma non vivi. è perché uno mangia poco, mangia tanto. Oggigiorno è il mondo che ha corso troppo. Ha corso troppo e bisognerebbe un pochino tornare indietro. È vero, signora, pure lei la pensa così, eh? Anche lei, signora, ai nostri tempi, guardi, no, Anch'io lei è tornerei molto, indietro, anch'io tornerei indietro, lei è molto più se potessi. giovane di me, poi sa, io ero contadina, sicché era una brutta vita. No, beh, i contadini adesso, ai tempi della guerra, Ma signora, stavano bene. io ho fatto, Quelli delle sì, perché città, avevano io vengo tutto da Milano, da mangiare, lasciamo perdere. però si stava Non c'era molto, niente da molto mangiare, meglio. voi invece contadini con i vostri più o Sai, meno noi, chili, signora, le bestie, quando c'avevo i conigli, quando il ecco, pollo, vedi, quando vedi. c'erano i Noi vitelli, non che... avevamo neanche il pane in città. Ecco, quello sì. Questo me lo Ma ricordo. signora, mia mamma partiva, io sotto il Canada Siena, partiva a piedi con una cesta di patate, perché con quattro figli in testa, e andava, conosceva delle persone perché venivano in campagna, e andava a Siena, dunque faceva sui 12 km a piedi e tornava a piedi Per vendere qualcosa? per portare le patate a dei signori che conoscevano e loro ci davano le scarpe per noi. Così parliamo in che anno? Dunque io sono del 38, io avrò avuto 6 anni, dunque ora quanto siamo? Dunque 2022. 2022. 38 e 6, 44. E siamo lì, anch'io Prima sono lì. della fine della guerra. Sì, quando è cominciata a finire la guerra, Quindi lei però avete. io ho fatto la guerra e mi ricordo che ci prendevano tutti, mi è rimasto nell'idea, quando suonava le sirene, e ci portavano dentro i rifugi, di Di notte? notte, di giorno, secondo le coperte, No, di perché... notte a Milano venivano sempre di notte a bombardare.
Ah sì? Le sirene erano No, in Toscana là venivano sempre, insomma, ci coprivano tutti, mi ricordo. Ma prendevano anche qualcuno via, per dire? Prendevano qualche giovane, perché ho sentito anche sta roba che tipo prendevano i giovani e li portavano da qualche parte. Ah, hanno preso i tedeschi. I tedeschi. Ah, prendevano tutti i giovani. Chi trovavano, trovavano, bello. Mio padre ha fatto la guerra e mi ha sempre raccontato, povero uomo. Io ho fatto un giorno di Pasqua che l'aveva preso i tedeschi con l'acqua fine qua la vita. Nell'acqua, nel lago, ecco, io non me lo ricordo ora bene. No, l'ho visto nei film di Rambo, quindi lo so. Una cosa del genere. Meno male che l'ha visto nei film. Sì, sì, l'ho visto là. Sì. Adesso è come se stiamo vivendo un'altra guerra, diciamo. Un'altra. Ma purtroppo i tempi sono molto brutti adesso. Sì, non sono peggiori. Allora erano brutti, però non modo. Freddi, ecco, modo, però, freddi. Ora sapevamo tutto che cosa ci aspettava. Adesso abbiamo tutto. Non sappiamo che cosa ci aspetta. No? Siamo così. Ma siamo così, bisogna vivere giorno per giorno. Giorno per giorno. E non mi sembra giusto a noi. E non scopri i segreti. Di vedere questo, caro signore, caro giovane. No, io sono un vecchio. Lui è giovane, guarda che vita che ha, disandato su. Che bello questi ragazzi. Ma che ci fanno i complimenti. Pensa che c'è un figlio. Ma voi vivete qua? Siete no, qui? Sì, no, siamo di passaggio. Un giro. Ah sì? Sei di Spezia? Dove no, no, sì, sei di Taranto, lui vive a Roma. Ah, ma siete militari. No, no, siamo di passaggio, abbiamo deciso così di fare una settimana un giro per lungomare, così. Ha fatto bene. Sì. Fino a Genova arriviamo. Beh, anche Taranto non sarà brutto. Io so che mio figlio no, non è questo. Ci ha fatto un militare e l'aveva mandato a Taranto. Sì, non è così, lui mi ha detto, non è brutto. No, purtroppo lì la situazione è... Però diceva bene la signora, non si capisce dove stiamo andando. No, 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 no. Si capisce niente. È peggio per voi giovani, noi sai se è già passato. Non si può più capire come si parla. Siamo sul viale del tramonto, io dico. Quindi... Signora, non lo pensiamo, dai. Ma insomma, nessuno... Nessuno, nessuno si eterno. Ritorna ventenne. Nessuno è eterno, perciò... lo so, purtroppo. Voglio dire... Speriamo che quando decida, decida svelto. Che partiamo e via. E chi si è visto, si è visto. E chi si è visto, si è visto. Però c'è poco da essere ottimisti, loro che hanno tutta la vita davanti. E per quello, io sto pensando che... Noi purtroppo abbiamo passato quei tempi brutti della guerra, adesso io poi ero a Milano perché sono milanese e quindi... E io sono senese, ma anche là è picchiava, Noi è picchiato forte, molto cosa, aperti. Da quando si parti... vedono i documentari, cioè i documentari, sia quello che succede, che è successo in Italia qua, quando, nelle zone terremotate, qualsiasi zona terremotata, abbiamo presente purtroppo come erano messe alla fine, no? Milano era così. Madonna. Anche se non c'era stato il terremoto, per i bombardamenti. Per i bombardamenti, per dire. Ma io ero piccolina così, però mi ricordo, ho tutto dentro. Insomma, le cose di. È tutto stampato dentro, sì, sì. Anche se avevo 4-5 anni. Le paure. Io mi ricordo quando mia mamma. Mi ricordo delle bombe, quando venivano a bombardare di notte, il sibilo delle bombe che cadevano giù vicino a casa nostra. È brutto. Ci siamo salvati per un miracolo. Cose. Ma poi una volta che per esempio si distruggeva una casa, dove vi mettevano da qualche parte? Ma che... Sì. Ti arrangiavi? Quelli... I poveretti magari andavano dai parenti da qualche amici, esatto. Ospiti di qua. Sì, di però là. Ci si voleva più bene. Ci si aiutava molto. Molto. Si era molto altruisti e ci si aiutava tanto. Questo era bello. È che vero. Adesso invece ognuno pensa per sé. Ognuno a casa sua. Ognuno pensa per sé. Sì, è brutto, signora. Adesso non ci possiamo nemmeno avvicinare, che dicono che ci ammazziamo. Ci vogliono distanti adesso. No, dai.
tu. Beh, comunque. No, no, così, così ci dicono, non è che voglio che sia così. Però ma così... io le città non le conosco, siccome il paese di Porto Venere è molto piccolo. E ancora, insomma. Ma perché c'è il mare, no? Perché è piccolo. Io vengo da un paese piccolo, sono tutti molto impauriti, il virus, le cose, no? Tutti mascherati fino a qua. Eh sì, però è questo governo qui che ci ha messo in queste condizioni, eh? Accidenti. Per forza. Il mare aiuta. Oddio! Siamo diventati ormai siamo tutti schiavi di tutto quello che ci dicono e ci dicono ben poco di vero, perché la maggior parte sono tutte bugie. La ecco. Maggior parte. Sì, la verità non ce la dicono. Lascia esprimere a lei che lo sa. Ma non hanno creato questo terrorismo che adesso la gente, adesso qui, vabbè, qui io non ci vivo, non lo so come è la situazione. No, qui siamo ancora. Ma in città, parlo di Milano, Non ci si guarda più in faccia neanche l'uno con l'altro. Ma perché? Ma anche fra vicini di casa. Anche fra vicini di casa. È una cosa spaventosa. Ma non è che sta storia del virus ha tirato fuori l'animale che è in noi, che in realtà era tutto finto prima. E quindi adesso questo è come se ha tirato fuori quello che veramente pensiamo. Bravo, io penso. Che veramente la gente non si voleva manco vedere prima, però lo faceva tipo giusto per. No, e invece adesso c'è la scusa per farlo. Forma. Non lo so, ma non lo so. Io non so lo soltanto che da quando c'è questa situazione qui, io vivendo in città, vivo in città ma in un complesso di 12, dove ci sono 12 palazzi, cioè grande, non è un condominio. Sì, sì, sì. Siamo la bellezza di 450 persone. Ma noi non siamo nemmeno 400. Ecco, tanto per dire, è un complesso residenziale alla periferia di Milano, tutto in mezzo al verde, bello tutto qua. 11 torri sono 450 famiglie, non persone, famiglie, perciò moltiplichi poi 450 per, arriviamo anche a 1500 come persone. Ma li dico voi. Bene, anche soltanto i miei vicini di casa della mia torre, perché siamo tutte numerate, quando diciamo quel signore là che è là e sta arrivando, io sono qui, cambia strada. Esatto. No, non viene più dritto, non prosegue più per la sua strada. Va di qua, va di là, va dall'altra parte. O torna indietro, tutto per evitare gli altri. Ma a sarà questo perché punto adesso arrivati. Sarà il mondo così, signora. Prima è una cosa spaventosa. Non sarà stato in questa maniera. Ma noi si va fuori, sì. Ma infatti ci sì, è tutto un altro che si fa per le è tutta un'altra vita. E pensi quelli che sono nati con questa follia, diciamo. Pensano che sia normale non parlarsi, non avvicinarsi. Io ci vivrei anch'io qua. Io... Ma io penso anche come l'abitano in casa. Perché si sta bene. Io ho mio figlio che ha 60 anni. Parla con tutti, vecchi, giovani, bambini, parlo per modo di dire, per diversi ragazzi. È tutta un'altra vita qua, venendo dalla città, io se potessi vivrei anch'io qua. Ma non sentirà poi la solitudine, perché qui siamo proprio soli. Ma la solitudine la sento in mezzo alla gente, esatto, che gira al largo. Quindi almeno qui io dico se incontro qualcuno magari due parole sì, esatto, si scambiano, invece là no. E allora? Lì è prigione pure alle città. È vero, perlomeno eravamo donne davvero. Esattamente. E che tessuti che avevamo. E l'uomo aveva l'opportunità di essere uomo senza essere sbranato. Ha ragione. Senza essere mangiato vivo. Che alza un po' la voce e viene mangiato vivo, no? È vero. Dice, ha alzato la voce. Secondo queste ragazze comandano loro. Come fa? Invece una volta quando gli dicevano un po' qualcosa passava la testa. Adesso sono le dicono, ti va così? Non ti va? Ne trovo un altro in 5 minuti. Ma noi eravamo educate in un'altra maniera, diversamente. I nostri genitori, io parlo dei miei, Madonnina! Rigidi così. Ma signora,
Ma scherzo davvero? Quando io ero fidanzata, per dire, fidanzata, mi permettevano di uscire solo la domenica pomeriggio, 2 ore, per l'ora di cena per essere a casa, altro che andare in giro la sera a fare le baldori, andare... Io per l'ora di cena dovevo essere a casa. La domenica pomeriggio 2 ore mi permettevano. Io, signora, di uscire di casa. Siccome avevo questo fidanzato, era di Porto Venere, e veniva una volta ogni 15 giorni, ogni 10 giorni, secondo me. Cara mia, non uscivo dopo in casa. Sì, sì, è vero, è vero. E poi io... Poi il mio marito di sera, uscire di sera, ma scherzi. Bisogna decidere qualcosa, se ci vogliamo bene, se ci sposiamo. 7 mesi ho fatto l'amore e mi sono sposata. Mi sono trovata benissimo. Ecco perché una volta ci si sposava da giovani, io avevo 20 anni. Io avevo 20 anni. Io 22 che la avevo compiuto. Mi sono sposata. Perché volevamo uscire in aprile dalla famiglia. Che eravamo tutte tirate come tanti. Madonna, come cavalli. Avere un po' di libertà. Allora sì, ci si sposava presto. E ci si voleva liberi. Più bene. E non c'era le conne, non c'era separazione ai nostri tempi. Ora se va bene va bene, non va bene tanto. 5 minuti se vuoi. Il matrimonio che doveva durare tutta la vita. Guardiamo quei ci pochi. Facevano giurare. Quei pochi che si sposano giorno d'oggi, quanto tempo stanno insieme? Niente. Ma cosa deve essere cambiato? Tutta qualcosa nel DNA dell'uomo che è cambiato tutto ad un tratto? Non è che questi stronzi dall'altro. Ma è cambiato anche la donna Gioia, eh? Hanno messo i pantaloni. No. Allora vogliamo parlare della realtà, vogliamo festeggiare. Sì. Posso parlare della realtà? Ecco. Rockefeller, lo conoscete? Sentite parlare? Sì. Rockefeller ha inventato lui stesso i pantaloni. No, voi ridete, la verità. Chiedete ai vostri figli, dice, puoi vedere su internet se Rockefeller ha inventato i pantaloni. Ha inventato i pantaloni a te. Facciamoli vedere in televisione. Facciamo credere alle persone che uomo e donna sono uguali. Mettiamo i pantaloni e automaticamente tutto sarà confuso. Perché io non vedo più chi è donna e chi è uomo. Cosa è vero e cosa è falso. E è posso vero. Manipolare. È vero. Basta andare nelle banche e chiedere chi è che ha inventato i pantaloni. Un funzionario di Rockefeller. Non lo sapevo. Assolutamente. La medicina chi l'ha inventata? Le università? Il Rockefeller. Ha inventato le facoltà di medicina e di psichiatria. Poche parole, signore e signori, questi che ci controllano fanno sì che, diciamo, cambiare tutte le usanze, le cose, in modo che noi diventiamo morti come siamo adesso. È tutto voluto dall'alto. Noi eseguiamo quello che ci dicono in TV. Loro ci dicono cosa è giusto, cosa è sbagliato, e noi ripetiamo. Noi siamo animali tutti carini. Ma se voi foste nati in quest'epoca qua, non avreste portato le gonne. Anche i vostri genitori sarebbero stati molto diversi di allora. Capito? È questa che purtroppo ci sfugge, che qualcuno dall'altro muove questa cultura come vuole proprio. Però fino a ieri era ancora qualcosa di bello, mo si vede che si sta perdendo sempre di più. Più il tempo passa, più si sta perdendo tutto. Esatto, ma loro ci vogliono morti. No, valori. Vogliamo essere entrate troppo nel punto dell'uomo. Sì. È vero o no? Esatto, perché loro dopo gli anni 60, che ha preso piede questa cosa qua. È vero. Più di 50 anni gli anni 60 furono inventati da Rockefeller. Bravo, minigonne, anni 60, sono fatti apposta per dire alla donna di litigare con l'uomo. Così litigano e si dividono. E i bambini non li fanno più. E il bambino una volta che è separato cresce solo con la mamma. E diventa effeminato. Ma è vero. È capito, è tutto un piano questo. Caspiterina! Ma non è un piano, è la verità! E crescono quanti male. C'è investimenti c'è queste donne? A voi! Che adesso non si sa più chi è uomo e chi è donna. Ecco. Ma è bene che sia così, perché con tutto sto caos perlomeno è più vabbè. E non si può più! È come tu dici, tu prendi il cinghiale. Ma la natura ha dato la natura! Sì, ma non puoi chiedere questo. Se tu prendi un cinghiale e lo metti in un allevamento, diventa un maiale. Se tu quel maiale lo prendi e lo metti nel bosco, diventa un cinghiale. È la verità, lo sapete questo, no? Sì. Quindi dove vuoi arrivare? Tu non puoi chiedere a un maiale di rimanere in una società sporca ed essere pulito. È esatto. Possibile. Bravo.
capite? E la sigaretta l'ha inventata Rockefeller, l'ha fatta sempre fare... lui. No, la verità, no, no, immagino. Film di Hollywood c'era una scena erotica, parliamo di questo, e successivamente la donna fumava la sigaretta. Facendo questo, in 10 anni hanno venduto tutte le sigarette alle donne e gli hanno fatto fare la rivoluzione del 68. Di lì in poi si è creato quello che si è creato. Questa è la canzone della materia che regnerà sovrana sulla terra. Nel futuro noi avremo macchine, la coscienza starà sparita e noi voleremo tutti quanti a cagare. Brum, brum.